è vero, c'è un problema. Chi ha governato fino ad ora ha reso purtroppo più poveri i lavoratori italiani. Questo governo deve fare quello che può per invertire la rotta. E vorrei anche ricordare che lei oggi è al governo, ci sono io all'opposizione. E non è più il tempo di dare le responsabilità ad altri, ma di dare le risposte alle italiane e agli italiani. Adesso spetta a voi dare queste risposte. Credo che sia efficace tagliare le tasse sul lavoro, perché la ragione per la quale i salari sono inadeguati è che la tassazione è troppo alta. Il governo non è convinto che la soluzione sia la fissazione di un salario minimo legale. Concludo, Presidente. Sul piano sociale la vostra azione si definisce con tre parole: incapacità, approssimazione e insensibilità. La battaglia che credo su cui tutte le opposizioni abbiamo fatto o proposte di legge o mozioni, e su cui spero e auspico che potremmo, e io sono, te lo dico subito, sono disponibile subito a ragionare di come cambiare anche la nostra proposta per trovare una direzione unitaria, è quella che anche ieri abbiamo avuto occasione di ricordare alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Bisogna anche fissare una soglia sotto la quale si dice che non si può chiamare lavoro perché è sfruttamento, ed è il salario minimo che serve in questo Paese. Nella ristrutturazione del mercato del lavoro intervenire in varie direzioni. Sul salario minimo legale è una vecchia battaglia nostra del Movimento 5 Stelle che abbiamo ripresentato a ogni legislatura. Voglio ringraziare Maurizio Landini e rispondere subito alla domanda. Potrei governare con le persone che sono qua? No, perché non condivido, scusate, io ve la dico dritta perché sennò stiamo a prenderci in giro, no? Poi voi fate i fischi e tutto quello che dovete fare. Allora eccoci, buongiorno, buon sabato cari telespettatori. Allora, in questa puntata una serie di temi che si intrecciano tra loro, insomma si tengono tra loro: il lavoro, il salario minimo, i sussidi, la riforma fiscale, la flat tax, la richiesta da diverse parti di una patrimoniale, tutta la partita del welfare che riguarda la sanità e la previdenza, le diseguaglianze, ma anche poveri e ricchi. Avete sentito alcune voci, no? Riguardo il salario minimo, ma noi ha molto colpito anche una petizione sottoscritta da oltre 130 euro parlamentari che chiedono l'introduzione di una tassa sulla ricchezza, però la ricchezza di, diciamo così, degli ultra ricchi, da introdurre su scala internazionale, perché si possano avere risorse per la transizione ecologica e ovviamente la transizione sociale. Partiamo da qui, vedremo molte cose. Intanto voglio presentarvi i nostri ospiti. Do intanto il bentornato a Irene Tinagli, del Partito Europarlamentare del Partito Democratico, che presiede la Commissione per i problemi economici e monetari dell'Europarlamento. Bentornata. Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei. Qui in studio con noi c'è Giorgio Cremaschi, il leader di Potere al Popolo. Bentornato. Buongiorno, non sono leader, ma buongiorno. Ma insomma, è riconosciuto come tale. Mettiamola così. Poi saluto, collegato con noi, Alessandro De Nicola, Adam Smith Society. Bentornato De Nicola. Buongiorno, buongiorno. Con noi in studio Natale Forlani, che è consulente del ministro per il lavoro Calderone ed è da poco nuovo presidente del comitato di valutazione sul reddito di cittadinanza, altro tema che affronteremo oggi, reddito che diventerà, come sapete, mia, ma poi insomma ne parleremo. E collegato con noi c'è Roberto Parodi, che fa il giornalista, lo scrittore e che è molto attivo sui social su diversi temi, anche quelli che riguardano per esempio povertà e ricchezza. Buongiorno Roberto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, vorrei partire subito, così affrontiamo la questione, diciamo, di petto, da Alessandro De Nicola, per stare, diciamo, sulla stretta attualità. De Nicola, che pensa della cornice che riguarda la rivoluzione del fisco voluta dal centrodestra, presentata l'altro giorno, questa legge delega? Che cosa pensa? Noi sappiamo che i sindacati già hanno annunciato una mobilitazione, sappiamo che le opposizioni sono molto critiche, parlano di condoni, di misure che favoriscono i ricchi.
Giorgia Meloni ha detto dopo 50 anni ad inizio quasi di legislatura noi diciamo con coraggio mettiamo in campo questa riforma. Che ne pensa? Beh, ci sono alcuni aspetti buoni, altri che bisogna vedere nel concreto come verranno attuati. Ad esempio, se viene, come nelle intenzioni, abolita progressivamente l'IRAP, questa è una cosa buona perché l'IRAP, per chi ci ascolta, è una tassa che anche se è stata come dire, ridimensionata qualche anno fa nella passata legislatura, anzi due legislature fa per essere precisi, è una tassa che non incide sui profitti, quindi non sulla capacità contributiva, ma sul fatturato. Però il fatturato, come ovvio, non indica il fatto che uno sia in perdita oppure che sia invece inutile. Quindi l'eliminazione dell'IRAP è sicuramente sensata. La semplificazione delle aliquote è sensata anche quella. Io credo che si debba mantenere una certa progressività, ma non è necessario avere 5 aliquote o 4 aliquote, 3 aliquote vanno benissimo. Il disboscamento di quelle che si chiamano le tax expenditures, che non sono altro che le detrazioni, utilizziamo l'inglese anche quando abbiamo addirittura parole italiane. Detrazioni e deduzioni, no? Detrazioni e deduzioni che sono più efficaci, questo va bene perché ormai era diventato anche uno stucchevole gioco di piccola compravendita di consenso, perché quando ce ne hai 600 vuol dire che in ogni legge di bilancio c'è qualcuno che ne infila una per un piccolo gruppo di pressione, per una piccola lobby, per far contento qualcuno, quindi lì bene di sboscare. Naturalmente le aliquote devono essere congegnate in modo tale che nessuno abbia a rimetterci, ovviamente soprattutto i redditi bassi, quindi queste cose vanno abbastanza bene. Se poi come era nell'intenzione della proposta di riforma approvata nella passata legislatura e che poi all'ultimo momento non è stata approvata perché si è andato a elezioni, si porterà anche a un consolidamento. Cosa vuol dire consolidamento? Oggi noi siamo sommersi da queste maledette leggi fiscali, invece l'idea è quella di fare dei testi unici, un po' come il codice civile, mettiamola così, però invece che il codice civile è il testo unico per la normativa fiscale, dove il testo unico non vuol dire semplicemente raccogliere tutto in un libro, perché come dicono a Roma lì sono buoni tutti. Il testo unico vuol dire consolidare, fare sì anche che non ci siano contraddizioni tra legge e legge e che ci sia anche la capacità di interpretarle in modo congruo. Se queste cose vengono realizzate così come sono state enunciate, io non credo, e poi vabbè, si interviene su alcune aliquote IVA e così via. Però se queste cose vengono realizzate così come sono state enunciate, non siamo di fronte a una riforma epocale. Le riforme epocali sono altre, fu la riforma di Visentini nel 73-74, la riforma di Vanoni negli anni 50, quelle sono riforme epocali. Questa però, se mantiene questo impianto, potrebbe essere positiva per la semplificazione dei rapporti con il fisco e naturalmente a condizione che si trovino coperture per gli eventuali. Tutto questo lo scopriremo, insomma, c'è un iter complesso, lungo, che riguarda questa legge delega, quindi lo scopriremo anche quali sono le aliquote, perché non c'è un tetto fissato delle tre aliquote annunciate, insomma sono cose che man mano conosceremo. Allora facciamo così, questo è l'antipasto, andiamo in pubblicità, adesso sentiamo subito tutti gli altri nostri ospiti e però inseriamo l'argomento di cui parlavo all'inizio, cioè la patrimoniale, perché di patrimoniale ne parlano in tanti, ma ne parlano anche i cosiddetti super ricchi. Lo vediamo dopo la pubblicità. I ricchi sono sempre più ricchi, tassiamo i ricchi.
Più facile a dirsi che a farsi, ma ci provano 130 eurodeputati che propongono un'imposta dell'1,5% su patrimoni di almeno 50 milioni. Anche il presidente degli Stati Uniti vuole tassare i grandi patrimoni. Quando sono stato eletto, ha detto Biden, c'erano più o meno 650 milionari, ora ce ne sono oltre 1000. Sapete quanto pagano di tasse federali? 3%. 3%. THREE, 3%. Nessun milionario dovrebbe pagare meno tasse di un insegnante o di un vigile del fuoco. Il piano di Biden per la nuova legge di bilancio prevede una minimum tax al 25% sui miliardari, un aumento dal 37 al 39,6 dell'aliquota massima per chi guadagna oltre 400.000 dollari l'anno e la tassazione al 39,6% sui guadagni di capitale per chi ha redditi superiori al milione. Un'inversione di tendenza rispetto ai tagli inaugurati da Donald Trump all'epoca. Lo stesso Bill Gates aveva criticato una politica fiscale troppo favorevole per quelli come lui, cioè i super ricchi. Il governo dovrebbe chiedere a persone nella mia posizione di pagare tasse significativamente più alte. Un altro famoso miliardario, Warren Buffett, lo aveva spiegato proprio insieme a Bill Gates 11 anni fa. La mia opinione è che siamo arrivati a una tassa troppo piatta in questo paese. Francamente, io e Bill dovremmo pagare tasse più alte sul nostro reddito. È l'America, insomma, il paese in cui il dibattito su questo tema è più vivace. È nato perfino un movimento, i miliardari patriottici. Tra loro, l'1% che detiene la maggior parte della ricchezza mondiale, c'è l'erede dell'impero Disney. I miliardari patriottici chiedono di essere tassati, consapevoli delle crescenti disuguaglianze e dell'effetto nefasto che hanno sulla società. La pensa così anche il primo ministro spagnolo Sanchez, che ha introdotto un'imposta di solidarietà per i patrimoni sopra i 3 milioni di euro per due anni, 2023 e 2024. Chi ha di più deve aiutare per proteggere la società alla quale tanto deve. Chi ha di più deve contribuire a proteggere la società alla quale deve tanto, ha detto. Un tentativo della politica di riportare in equilibrio una situazione che, come ha spiegato sempre Buffett, ha favorito chi era già privilegiato. Paghiamo molte tasse, ma molto meno di 25 anni fa, quando facevo meno soldi. Si stanno davvero prendendo cura dei ricchi. Allora, Giorgio Cremaschi, musica per le sue orecchie, queste proposte o no? Lasciamo perdere il patriottismo dei miliardari che, diciamo, mi fa un po' ridere. Ma detto questo, sì, il problema vero è questo. Cioè, noi abbiamo una dimensione enorme di ricchezza concentrata in pochissime mani che non paga le tasse. Questa è la sostanza. E questo produce un disastro sociale vero, perché, cioè, voglio dire, questi soldi che si accumulano in mani private sono soldi che non vanno alla sanità pubblica, ai servizi pubblici, alla scuola. Cioè, questo è, cioè, l'impoverimento che c'è oggi della nostra società non è solo determinato, come anche determinato, dai bassi salari, ma è anche determinato dal fatto che vengono a mancare i servizi pubblici. Cioè, se mi devo fare una TAC, o aspetto due anni, un anno e mezzo, come succede, oppure poi devo andare al privato, ma devo pagare i 100 euro. E allora a quel punto è chiaro che uno che guadagna 1000 euro al mese magari non ci va più. Quindi c'è un impoverimento materiale e sociale. E questo è determinato dal fatto che la ricchezza non viene più redistribuita. Anzi, c'è il principio opposto. Cioè, la ricchezza viene redistribuita dai poveri verso i ricchi. Cioè, è una specie di Robin Hood alla rovescia che funziona nella nostra società. In Italia noi abbiamo il patrimonio privato degli italiani è di circa 5, lo ha detto il Sole 24 Ore, 5.000 miliardi di euro, quindi più di due volte del reddito nazionale. Se noi alla parte più ricca di coloro che detengono questo patrimonio, cioè che quelli che hanno 1.000 miliardi, diciamo così, mettessimo una tassa del 10%, incasseremo 100 miliardi all'anno, una cifra enorme, e una cifra enorme che coprirebbe tutto. Cioè, questo per dire che questa è la sostanza. Poi, se vogliamo discutere del perché i politici non lo fanno, non lo fanno perché... No, le faccio la domanda invece più diretta, della riforma fiscale annunciata dal governo, pensa tutto il male possibile?
Ma sì, certo, è una riforma. Ma non c'è, non c'è una cosa. No, niente. Stando agli annunci, ovviamente. No, no, stando. Niente. Premessa la propaganda, la riforma fiscale del governo è, dice: diamo un euro ai poveri per dare un milione ai ricchi. Cioè, che senso ha? Cioè, aumenta quel concetto che dicevo prima, cioè la redistribuzione verso l'alto. Cioè, ai poveri, ai lavoratori non va quasi niente. Gli si dice: guardate, qualcosa diamo anche voi perché sennò sarebbe troppo sfacciato. Ma è una caramella. Mentre. Ovviamente più cresce la ricchezza, meno guadagni. Cioè, il principio della tassazione progressiva della nostra Costituzione è: il povero paga 1, il ricco paga 10. Qui si fa l'operazione opposta. Al povero regalo forse 1, al ricco regalo 10. Voglio sentire è un'operazione di ingiustizia totale. Su questo voglio sentire, che, come ripeto, la pensa. Poi sottolineo, avviene aspetta. In un momento di taglio e di difficoltà dei conti pubblici, quindi questi soldi regalati ai ricchi vogliono dire meno servizi sociali per i poveri. Irene Tinagli, lei ha le stesse preoccupazioni sull'annunciata rivoluzione fiscale del governo? Ma guardi, come diceva De Nicola, dovremo vedere come viene implementata, perché questa è una delega, dobbiamo aspettare tutti i decreti che arriveranno nell'arco di 24 mesi, per cui c'è da vedere. Ci sono due aspetti, uno è quello, diciamo, della semplificazione di cui ha parlato De Nicola, un aspetto di cui invece non è stato molto parlato, ne ha parlato adesso Cremaschi, è l'aspetto redistributivo. Anche qui dobbiamo capire, cioè, qual è l'obiettivo. Obiettivo di politica economica finale è davvero quello di alleggerire il carico fiscale su i lavoratori e i ceti meno abbienti per arrivare anche ad un aumento, per esempio, dei salari, dei redditi reali delle persone più deboli, più fragili, oppure no? Così come viene delineata, ho visto anche questa mattina qualche simulazione, perché poi dovremo capire come viene fatta, perché bisogna vedere i dettagli, mi sembra che in realtà non ci sia un effetto redistributivo positivo, addirittura alcune ipotesi fanno vedere un leggero impatto negativo sulle fasce più fragili e notevolmente positivo sui più ricchi. Ecco, se questa è la struttura, è una riforma che francamente avrà effetti negativi anche sulla capacità di crescita, di sviluppo. Noi dobbiamo rafforzare la domanda, cioè non è solo una questione ideologica, guardate, cercare di sostenere e di alzare i redditi dei più fragili è anche una questione di sostenere l'economia, sostenere la domanda interna, e questo è un po' il punto, e riuscire quindi a trovare un equilibrio tale per cui lo Stato, il governo ha sufficienti entrate, tassando chi può pagare le tasse per fornire servizi ai cittadini e per dar modo poi ai cittadini di crescere, spendere, investire, quelli che oggi non possono farlo, questo è proprio, rientra in una logica di crescita e di sviluppo del paese che io non vedo francamente in questa riforma. Natalia Forlani, l'obiettivo, abbiamo detto che tra gli snodi cruciali c'è la riduzione a 3 aliquote dell'IRPEF, vedremo poi in che percentuale, c'è l'azzeramento sull'IVA sui beni prodotti di prima necessità e c'è l'obiettivo nell'arco della legislatura di arrivare alla flat tax per tutti. Questo mi pare di aver capito che è nell'obiettivo poi del governo. Il suo parere qual è? Ma io partirei da una condizione reale, non teorica. Allora, l'impianto fiscale che abbiamo in Italia, quello redistributivo, quello dell'IRPEF, è circa il 25%, 27% adesso. Sì. Dove si fa, diciamo così, la tassa progressiva. In questo impianto, diciamo così, il 20% dei contribuenti paga circa il 70% delle imposte, cioè quelli delle aliquote alte. Il 41% dei contribuenti potenziali non paga un euro. Un euro. Quindi, e questo è l'impianto redistributivo. Quindi questa storia che nell'IRPEF si preparano quelli bassi e non pagano quelli alti, è una stupidaggine colossale. In Italia. Chi sono i redditi alti che pagano le tasse? Largamente, diciamo, dagli operai specializzati alle categorie dipendenti e professionali più alte.
Dopodiché nella fascia bassa ovviamente incide anche tutta la quota di reddito non dichiarato, cioè non sono tutti poveri quelli che non pagano le tasse. C'è la componente dei 80-90 miliardi di reddito non, di tasse non pagate ogni anno, che è accumulata nel tempo ovviamente. Un anno sembra poco sul volume delle entrate, è 12%. Ma se lo calcoliamo sui 10 anni diventa equivalente al prodotto interno lordo, e siccome molti di questi sono cronici di non pagare tasse, quindi c'è un fenomeno di quel genere. Poi abbiamo un fenomeno di accumulazione della ricchezza, quello che sottolineava Cemaschi, vero, ipocrita, perché quelli lì che fanno le dichiarazioni, io pagherei le tasse, sono quelli che dicono fateci la patrimoniale. Perché c'è un problema, che in parte è sottolineato dalla mozione dei 130, perché questi vanno in giro a piazzare gli investimenti e gli introiti sul fatturato laddove si pagano poche tasse. Se non volessero pagare le tasse, le potrebbero pagare negli Stati Uniti e pagano le tasse. Il problema vero che c'è è ovviamente che nella globalizzazione questo fenomeno della ricerca e della competizione anche tra stati ad attirare l'Irlanda, l'Olanda, fanno questo, il Lussemburgo, sono stati europei, stiamo parlando della Cayman, capì? Cioè, all'interno dell'Europa stiamo parlando di questo, Il problema è quello lì, ed è un tentativo che si sta facendo a livello almeno tra i paesi sviluppati, di cercare di costruire una minimum tax, chiamiamolo così, non la tax flat, su tutti i capitali, in modo che dovunque vadano questi capitali, dove si crea il valore aggiunto, questi paghino le tasse. Le stesse tasse. Così. Dopodiché, per questo è ipocrita questa di ricchi che si dichiarano disponibili. Fallo, scusa. Basta decidere di non spostare dall'Irlanda e pari agli Stati Uniti oppure da noi. Così. Per cui tutto il resto che della tassazione fiscale rischia di non diventare progressivo per una serie di ragioni. Noi abbiamo l'IVA non è progressiva, è sui consumi. Chi consuma di più paga di più. La tassa sugli immobili e l'IMU è legata al patrimonio che hai, non pari la prima casa se la prima non casa è esclusa, di sì. particolare. Così. Quindi stiamo facendo tutti dei ragionamenti teorici, i poveri, i ricchi che scappano, non hanno poco a che fare con la realtà del fisco italiano. Allora, aspetti, lei ci ha detto delle cose. Facciamo un esempio pratico. I crediti fiscali dello Stato sono oltre un attimo che voleva dire sono oltre 1.000 miliardi. Aspetta, voleva dire Tinagli, prego. Che la realtà del fisco italiano è che chi paga più tasse sono quelli che lavorano, e in particolare il lavoro dipendente, non è che mentre magari rendite eccetera sono molto meno. Aspettate, un po' di ordine. Devo mettere un po' di ordine. Sì, dico solo che il 90% dell'IRPEF viene da lavoro dipendente e pensionato. Da una quota del lavoro dipendente. Lavoro dipendente e pensionati pagano il 90% dell'IRPEF. Allora, quindi teoricamente sarebbero gli azionisti di maggioranza assoluta dello Stato. Chiedo a Forlani di concludere, devo andare da Roberto Maroni. Io concordo su questo, però è il 30% del lavoro dipendente e dei pensionati che contribuiscono all'80%, non tutti. Perché i salari sono anche bassi e anche questo, le pensioni perché c'è un'evasione fiscale molto alta. C'è la solita piaga dell'evasione fiscale. Allora, posso chiedere, devo andare a Roberto Maroni, però voglio chiedere, perché non gliel'ho chiesto prima, Irene Tinagli, lei non ha sottoscritto quella petizione della euro patrimoniale, diciamo? O sì? Sì, certo. Ah, l'ha sottoscritta. Sono insieme a dei colleghi e a degli economisti. Guardi, questo è in realtà mi fa piacere che ne parliamo, perché uno dei motivi di questa petizione è anche banalmente di portare il tema nel dibattito pubblico.
Perché quello che è successo, quello che sta accadendo negli ultimi anni, guardi, io ho sempre avuto le mie perplessità anche sulle varie forme di patrimoniali, ma le condizioni economiche e sociali a livello globale sono molto cambiate negli ultimi anni, e noi abbiamo avuto e abbiamo continuamente dibattito di economisti di grandissimo spessore, competenza, che ci stanno facendo vedere un fenomeno molto preoccupante: la concentrazione, la iperconcentrazione di ricchezza. Ovviamente la patrimoniale un po' interviene all'ultimo gradino, l'ideale sarebbe intervenire prima con delle riforme vere, più profonde in ciascun paese del sistema di tassazione, perché oggi il tema è che nei singoli paesi non ci sono, c'è un sistema sbilanciato di tassazione che va a tassare più il lavoro rispetto al capitale e all'accumulazione di ricchezza. Il problema è trovare un accordo internazionale, come abbiamo fatto, è stata citata in studio, ma è stata fatta l'accordo sulla tassa minima globale per le multinazionali, per evitare o perlomeno arginare il fenomeno dell'elusione fiscale delle multinazionali che potevano giocare sul fatto di spostare i profitti dove non c'erano le tasse. Ecco, qualcosa del genere, quello che si dice nella petizione è banalmente: facciamo una riflessione su come avere un accordo internazionale che si possa applicare non soltanto alle multinazionali, ma alle ultra ricchezze di questi ricchi globali che si spostano e approfittano dei vari paradisi fiscali per accumulare e spendere, tra l'altro spendere in cose non produttive, perché diciamo la tassazione di un capitale che va a generare innovazione, che va a generare crescita, sviluppo, posti di lavoro è un conto, altra cosa è investire denaro in cose improduttive, uno yacht da mezzo miliardo, ville. Non ho niente contro lo yacht, il problema è che se questi denari arrivano, sono il frutto non di una capacità di innovazione e di produttività, ma di una capacità di eludere il fisco, di eludere le regole, allora è un altro discorso. No, lo dico perché ha citato lo yacht, considerando la ricchezza della nautica da diporto made in Italy e cosa muove, cioè, già nel passato qualcuno ha provato a tassarla facendo forse più danni che benefici. Però aspettate, fatemi andare battuta, però perché da Roberto Parodi ci sono, sta aspettando. Sì, ma non era la mia, solo una battuta dello yacht, era no, ma ho capito è una battuta, oggi paradossalmente noi abbiamo i generali che sono quelli più preoccupati di come va la guerra. Abbiamo gli economisti che sono quelli più preoccupati di come va l'economia, mentre la politica è incosciente. Va bene, allora Roberto Parodi, intanto parto con una domanda secca. Roberto Parodi, patrimoniale sì o no, rispetto anche a quello che ci ha spiegato Irene Tinagli di questa petizione? Ma allora, intanto come è stata presentata, cioè una patrimoniale per i super ricchi, non l'abbiamo mai avuta. Noi ci ricordiamo quella del governo Amato del 92, che io ero piccolo, ma la ricordo con terrore, questo scippo legalizzato, era lo 0,06%, no, era lo 6 per 1000, quindi un po' più dello 0,5%, sui conti correnti, no? È stata veramente una cosa terrificante, che ha tra l'altro anche spostato tutta l'ottica degli italiani nei confronti di questa parola patrimoniale, che è diventata il terrore, perché è stato uno scippo fatto sui conti correnti, quindi da quelli del ferroviere a quelli della famiglia Agnelli. Tra l'altro è giusto anche ricordare che dopo questa alzata d'ingegno la lira aveva perso tipo il giorno dopo il 7% e ha dato inizio al periodo di sospensione dal sistema monetario europeo. Quindi bisogna vedere che tipo di patrimoniale. Se applichiamo una patrimoniale su patrimoni superiori a 50 milioni di euro, poi bisogna vedere i numeri, che effetto potrebbe avere. Ma ci sta alla grande, perché se uno ha un patrimonio che supera 50 milioni di euro, probabilmente pagare le tasse sul capitale non gli cambia la vita. Altro è invece
fare una roba tranchant e dire allora mettiamo una patrimoniale su tutti i patrimoni e allora c'è quello che si è comprato la casa e con tutti i risparmi sta comprando una casa per il figlio e deve pagare una patrimoniale anche su quello, e secondo me non ci siamo di nuovo. Quindi a me va bene tendenzialmente, la trovo una cosa giusta, però insomma con grano salis. Sì, no, c'è poi un problema, scusate, adesso indipendentemente da, perché le proposte di patrimoniali sono state molto diverse nel tempo. Il 20% degli incassi sono patrimoniali in Italia, Il 20% degli incassi fiscali sono patrimoniali. No, ma voglio dire un'altra cosa, volevo dire. No, per dire, non è che non ci siano patrimoniali in Italia. Però diciamo, tanto per capirci, insomma, le patrimoniali di cui stiamo parlando, volevo chiedere una cosa ad Alessandro e Nicola, perché uno dei motivi che spesso no, si mette sul piatto quando si parla di patrimoniale, al di là delle differenze proprio politiche e ideologiche, diciamo, è: ma come facciamo a tassare questi super ricchi, perché spesso non compaiono società di comodo? Cioè c'è tutto un meccanismo, no, di mascheramento fiscale che rende molto complicato poi arrivare a tassarli. È così o no, De Nicola? Sì, in parte è certamente così. Peraltro, se un governo decide di tassare un determinato reddito, lo fa a prescindere dal fatto che quel reddito venga nascosto o meno, perché altrimenti ci sarebbe una specie di come dire, paradosso per il quale tanto meglio un reddito si nasconde tanto meno è tassato, e questo ovviamente dal punto di vista di un governo o di uno Stato non è accettabile. Per quello che riguarda la patrimoniale, come è stato ricordato dal dottor Forlani, in Italia le patrimoniali ci sono, e come, sulla casa ogni anno ci sono 20 miliardi di patrimoniali, sui conti correnti, sui vostri bot, su tutto, la banca vi preleva patrimoniali, quindi i patrimoniali in Italia ci sono, e come. Quella sui super ricchi, ma io sono abituato a ragionare sul concreto. È ovvio che una patrimoniale sui super ricchi, l'1,5 sopra i 50 milioni, è proprio così un libro dei sogni. Forse uno dovrebbe cercare di concentrarsi su cose più concrete. Prima di tutto è difficile da capire la valutazione, perché questi 50 milioni sono solo beni immobili, valori mobiliari, finanziari, case, come lo calcolano, e in Burkina Faso come calcolano il valore della casa rispetto al centro a Manhattan. Sono delle cose proprio dal libro dei sogni, che sì, vogliono dare un messaggio, va benissimo. La patrimoniale ha anche un secondo svantaggio, cioè che tassa beni che sono stati già tassati, nel senso che uno ha accumulato il patrimonio pagando le imposte sui redditi, quindi è una doppia tassazione su qualche cosa che è stato già all'origine sia tassato con imposte indirette che con imposte dirette. Sì. Poi posso replicare? È una cosa da considerare. Boh, sì, diciamo, per me la cosa importante è, come dire, il peso fiscale complessivo, perché contrariamente a quello che ho detto Cremaschi, che non so dove prende i suoi dati, l'Italia spende al 55% del proprio PIL in spesa pubblica, adesso si sta avvicinando al 52%, cioè quindi è un paese che già spende l'ira di Dio, e il fisco incide per il 43,5%, e se mettiamo le entrate non tributarie, che però esistono dalle multe a tutto il resto, arriviamo al 48%, 49%, più della Svezia. Quindi l'Italia è già un paese ipertassato, stra-supertassato. Lo 0,2% dei contribuenti, prima lo ricordava il dottor Forlani, ma andando ancora più granulari, lo 0,2% dei contribuenti contribuisce al 6% dell'IRPEF, cioè una proporzione di 1 a 30. L'1,21, che sono quelli che guadagnano più di 100.000 euro, contribuiscono per il 19,86, cioè 1,18. Quindi stiamo parlando devo andare in pubblicità. Io sarei per fare qualcosa di più concreto, comunque pensando che il problema è abbassare il peso del fisco
Non aumentarlo. Allora, bisognerebbe aumentarlo un attimo. Devo andare in pubblicità, poi riparto con lei. A chi sta meno bene, va bene. Fatemi dare una replica rapidissima a Irene Tinagli, che voleva ovviamente replicare. Adesso no, a De Nicola, allora, prego. Uno, che sia complicata sicuramente è vero, ma è lo stesso argomento, il tema che è una tassa impossibile da realizzare, troppo complicata, lo dicevano anche la Global Minimum Tax, il cui dibattito è iniziato anni e anni fa, ovviamente ci sono stati tecnici al lavoro per anni, quindi non sarà mai una cosa che succede durante la notte come magari una roba spot, sarà una cosa studiata tecnicamente come è stato fatto per la Global al minimum tax che siamo riusciti a fare l'anno scorso, l'accordo internazionale, perché deve essere fatto su scala internazionale. Sì. Secondo, la doppia tassazione è la stessa preoccupazione che avrei io sulla cosa proprio di è la stessa preoccupazione. Aspetta, finisco Alessandro un secondo solo. Un attimo De Nicola, prego. Il tema della doppia tassazione io lo capisco benissimo, però il tema qual è? Facevamo l'esempio dello yacht di Bezos. Bezos negli ultimi anni, ci sono stati anni che ha pagato $0 di tasse federali. Allora capisce che qui non è una doppia tassazione. Come dicevo io, il problema è a monte, cioè ricchezze accumulate grazie ad una sostanziale non pagamento di tasse. Quindi l'ideale in realtà sarebbe modificare proprio il sistema della tassazione e poi far sì che siano pagate a monte le tasse, quindi qui gli ultralicchi purtroppo spesso hanno dei metodi per non pagare le tasse a monte e quindi l'unico modo è provare a intervenire sulla ricchezza finale. Terzo, abbassare il carico fiscale, anch'io sono d'accordo, però guarda che se guardiamo le serie storiche della tassazione dei super ricchi negli ultimi 30-40 anni sono andate costantemente a diminuire, guardati soprattutto i dati degli Stati Uniti, Zucman all'Università di Berkeley ha delle serie storiche interessanti, dove la tassazione, il marginal rate per i ricchi è praticamente quasi dimezzato, quindi questo significa che è diminuito tanto, ma è diminuito solo per alcuni e credo che questo sia un problema economico e sociale. Allora, vado in pubblicità, riparto, così lei dovrebbe avere dimestichezza come nei vecchi congressi, no? Si prepari Giorgio Cremaschi dopo la pubblicità. Quelli di una volta, però, quelli di oggi che sembrano porta a porta, no? Adesso ci sono altre modalità. Quelli di oggi sono dopo la pubblicità, riparta Cremaschi, vi facciamo vedere una selezione di video sui social, che sui social da tempo, non da oggi, c'è un'escalation appunto di video in cui influencer, rampolli di varie nazionalità, ma anche perfetti sconosciuti che fanno, inneggiano alla ricchezza, ostentano la ricchezza e sbeffeggiano i poveri. Lo vediamo dopo la pubblicità. I'm a Jewish boy with much chutzpah. See this private jet, see this sports car, eligible bachelor, $1 million loans, send me money so my enemies don't break my bones. Quante Lamborghini hai a casa? Non mi ricordo, però 1, 2, 3, 4, non mi ricordo. Chiedo umilmente scusa se mi sono permessa di prendere come tutti quelli che vanno con la famiglia e possono permetterselo un aereo privato, non lo prenderò più, adesso solo eliche. Se il signor Grasso può fare un altro articolo scrivendo che mi sono ravveduta, sono contenta. Se no, vabbè, ce ne faremo una ragione. Eccoci in un nuovo format, quanto spendo in un mese. Io stessa non lo so, quindi mi pentirò sicuramente di questo video. Ho fatto 15, 23, 47, 8100, 8100, 760, 6256. Quindi, facendo i conti,
siamo arrivati a 23.579,47 centesimi. Sto cercando di non piangere. Get back. E non è finita qua, perché mancano i contanti, che erano questi. Non ci sono più. Erano circa 9.800. Quindi ve lo chiedo a voi, quanto ho speso questo mese? Oggi è il 4 e deve ancora finire. Allora, caro Cremaschi, adesso no, uno può dire quanto contano e non contano gli influencer, quante di queste persone dicono sciocchezze, frottole, bugie, quante cose vere, ma i social sono una cosa planetaria, globale, che condiziona e come... Sì, però mi permetta di dire prima una cosa, sì, cioè anche quando si tratta di, rispondendo un attimo alla cosa di prima, quando si tratta di tassare i ricchi è un sogno, quando invece si tratta di portare via dalla sera alla mattina il reddito di cittadinanza, fare una tassa sulle pensioni, se no questo è un incubo reale che comincia subito, quindi già questo ci dice, guardi, uno dei miliardari che prima avete citato, Warren Buffett, aveva detto tempo fa una frase significativa, aveva detto, non so se c'è stata la lotta di classe, però se c'è stata l'abbiamo vinta noi, e credo questa è la sostanza, cioè sono 30 anni che nel mondo, in particolare nel mondo occidentale, sicuramente in Italia c'è la lotta di classe, la fanno i ricchi contro i poveri e la vincono i ricchi, quindi bisogna riequilibrare queste cose dei social, sono solo, come si dice, l'ultimo, sono solo le brioche di Maria Antonietta, dietro c'è un sistema e un regime, a me interessa quello, perché ovviamente queste, ripeto, sono anche allora c'erano altre forme di comunicazione, però come si dice, poi l'ostentazione della ricchezza, il ricco vero sa che non conviene, perché oltre un certo punto la gente, voglio dire un francesismo, si incazza e non ne può più. Tutti quelli che non riescono neanche ad arrivare alla fine del mese, che sono la grande maggioranza, quelli che non riescono a fare una visita medica, quelli che non riescono a mandare i figli a scuola, con tutti i libri in ordine, dopo un po' si incavolano. E quindi la mia previsione è che se i ricchi vanno avanti così e i propagandisti stupidi dei ricchi vanno avanti così, lavorano perché ci sia una nuova rivolta sociale, la stiamo vedendo in questi giorni in Francia, secondo me è un segnale per l'Europa. De Roberto Parodi, voglio sentire su questo perché lui pure è molto attivo sui social. Allora mi dispiace essere d'accordo con Cremaschi, perché mi sembra di essere un comunista anch'io, che in realtà non sono un comunista. Perché gli dispiace? Perché le dispiace? Gliel'ho appena detto, perché continuo a dire delle cose di sinistra che in realtà non sono esattamente quello che io penso, però sono assolutamente d'accordo, nel senso che prima di tutto quello che si vede sui social, quello che avete mostrato, è fuffa pura. Quindi bisogna fare attenzione, meno male che gran parte di quelli che seguono i social queste cose le sanno. E poi il risultato è totalmente deleterio nei confronti di chi ostenta queste Lamborghini, che sia Elettra o meno, quelli che vanno a Dubai, questa povera sgallettata che faceva vedere il blocco di soldi come fosse la figlia di Pablo Emilio Escobar. Cioè qui arriviamo a limiti di paradosso, se provate ad andare a vedere quello che scrivono sotto le persone a questi video, vi rassicurate un po', ecco, perché comunque la gente queste cose le capisce. E nessuno si sogna di considerare questi poveri sfigatoni come dei veri ricchi. C'è anche quell'altro scemo che va in giro a chiedere, a genuflettersi di fronte a quelli che hanno la Ferrari e gli dice, ma per favore dimmi come fai a permetterti questa macchina bellissima, e sono tutte cose finte, paradossalmente finte, perché chiaramente è tutto un gioco, certo. E quindi c'è questa ossessione verso l'ostentazione della ricchezza che porta a un mucchio di fake. I veri ricchi, sono d'accordo con Cremaschi, ahimè, non fanno vedere, non raccontano, usano l'understatement e magari possiedono un'isola vicino a quella di St. Barth, dove non ci puoi manco arrivare perché c'è il filo spinato e la contraerea. Questi sono i veri ricchi. Su questi, secondo me,
ed è un'altra affermazione un po' da sovversiva, da sinistrone, assolutamente, bisognerebbe certamente rivedere una tassazione. Su questo sono completamente d'accordo, facendo parte proprio anch'io invece a un ceto completamente diverso, agiato, che si è fatto il mazzo, che si è riuscito a togliere delle soddisfazioni, ma che ha sempre subito delle tassazioni allucinanti. Posso dire che il mio tema è che, cadendo in quel 90% di persone che, come ha detto prima De Nicola, o forse era Forlani, che insomma il fisco arriva da quel 90% di persone che sono i dipendenti, i professionisti, ecco, ho paura che poi le patrimoniali vadano a picchiare lì, e allora lì sarebbe una cosa drammatica. Allora, questo però è sempre il punto che viene usato da chi è contro la patrimoniale. A un certo senso anch'io do ragione a Parodi, cioè fino adesso è stato usato questa forma di terrorismo. Non possiamo fare la patrimoniale ai ricchi, perché altrimenti andiamo a portare via la casetta della nonna. Ma ecco, non è così. Oggi ci sono i mezzi, gli strumenti informatici, eccetera, per fare un'operazione giusta. I mezzi tecnici, di conoscere, c'è tutto. Noi oggi abbiamo degli strumenti di tecnologia totali per fare. Quindi è una lotta. Ma scherziamo. Posso farvi vedere un minuto? Ieri Giorgia Meloni, attesa, come sapete, sul palco della CGIL, vi faccio vedere proprio, diciamo, un brevissimo estratto iniziale dove si parla di salari, a proposito di salari. Sentiamo Giorgia Meloni. Buongiorno a tutti, grazie. Non mi sottraggo a un contesto sapendo che è un contesto difficile. Non mi spaventa. Oggi non è un giorno come gli altri. Oggi è il 17 marzo. È la festa dell'Unità Nazionale. È il giorno in cui si celebra la nascita statutaria della nostra nazione. E la mia presenza oggi non esprime solo la volontà di colmare quel vuoto che ho scoperto. Con quella presenza, con questa presenza, con questo confronto, con questo dibattito, credo che noi oggi possiamo autenticamente tentare di celebrare l'unità nazionale. Il dato scioccante è che l'Italia è l'unico paese dell'Unione Europea che ha salari più bassi rispetto al 1990, quando, per intenderci, noi non avevamo neanche i telefonini. Mentre in altre nazioni, cito la Germania, cito la Francia, ci sono stati incrementi anche del 30%. Significa che c'è un'emergenza, come dice il segretario Landini? Sì. Significa che le ricette utilizzate finora hanno funzionato? Temo di no. Significa che bisogna immaginare una strada nuova? Io penso di sì. Ecco, a questo proposito, un grande tema di cui si discute. Aspetti, Cevaschi, da moltissimo tempo. È la fotografia. La fotografia di che cosa? Perché i salari italiani dai 30 anni a questa parte vanno a calare. È la fotografia, perché c'è da un lato la responsabilità di tutti i governi, compresi quelli dove c'era la Meloni, e poi dall'altro una passività sindacale dei grandi sindacati. Lei che è stato sindacalista della FIOM, quindi... ma se vuole dopo le racconto tutta la storia sindacale, ma non è importante. Non c'ho tempo, fatemi fare una cosa. Cioè, questo congresso qui della CGIL, fatto così, con l'accoglienza a una Presidente del Consiglio che sta facendo le politiche economiche e sociali più di destra della storia d'Italia... Le devono tirare i peluche, come era stato annunciato. Non c'è scritto nei contratti che i presidenti del Consiglio devono parlare al congresso dei sindacati. Questa è una scelta politica. È a discrezione dei singoli segretari. Ma è una scelta politica. Cioè, Giorgia Meloni fa il suo mestiere. Lei non l'avrebbe invitata, ma questo assolutamente l'abbiamo capito. No, Giorgia Meloni fa il suo mestiere, Landini no. Allora, questo faccio così. Dire. Adesso, sempre nella nostra discussione, nel nostro confronto, adesso inseriamo un altro tema, che è quello, così sentiamo anche Forlani su questo, che è quello
quello che riguarda i sussidi, in particolare il reddito di cittadinanza, la trasformazione che il governo già ha cominciato a fare di questo sussidio. Però prima andiamo dal nostro Paolo Sottocorona, così sentiamo com'è il tempo in questo weekend appena cominciato. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Stanno entrando queste nuvole da ovest, non particolarmente intense. Per fine giornata avranno preso tutto il nord-ovest, la parte centrale del nord. Le regioni occidentali del centro, quindi quelle tirreniche, la Sardegna, la Corsica, qualche debolissima pioggia. Queste ombre verdi sono molto chiare, quindi quantità sicuramente minime, restano schiarite sul nord-est, versanti adriatici e sud. Domani si estende ancora questa nuvolosità, prende sostanzialmente tutte le regioni, sulle zone alpine, Liguria, Toscana e ancora una volta Sardegna e Corsica, forse qualche debole pioggia, se no soltanto un cielo grigio e qui e là anche qualche piccola schiarita. Arriviamo alla giornata di lunedì, in cui al centro e al sud le nuvole restano, ma neanche le deboli piogge, mentre qualche precipitazione interessa, vedete, le zone alpine centrali, quelle occidentali, e poi l'Appennino settentrionale, Alta Toscana, anche l'Emilia. Non sono piogge particolarmente intense, ma qualche debolissima pioggia o piovigine ci potrebbe essere. Le temperature, le minime salgono col cielo coperto, le massime si mantengono ferme, non sono altissime. Grazie a Paolo Sottocorona. Pubblicità, torniamo andando a Bacoli, nel Napoletano, dove i percettori di reddito di cittadinanza lavorano su chiamata del comune. E poi però nella stessa area gli albergatori di Federalberghi dicono: qui non riusciamo a trovare nessuno per i nostri alberghi. A tra poco. Bacoli, il primo della classe. In questo piccolo comune dell'area Flegrea, circa 1000 percettori del reddito di cittadinanza la mattina scendono da casa per andare a lavorare. È calata la richiesta di aiuto economico al comune, spiega il sindaco della regione, che il comune non poteva dare, e c'è stata inclusione sociale. La cosa più interessante è che quei cittadini che venivano considerati dei reietti della società, inutili, parassiti, che stavano in villa comunale ad attendere il contributo statale, oggi sono percepiti da quella stessa comunità come elementi validi. Cioè il genitore che va fuori da scuola con Guglielmo Marconi e non trova il percettore che gli aiuta a far entrare il bambino, si sente carente di qualcosa. Questo signore percettore del reddito accompagna i bambini a scuola, vedovo con 3 figli a carico. Si ci volevano, siamo ancora, io ci sono faticato. E questo lavoratore si alza alle 5 ogni mattina per pulire le strade e le piazze del paese. Sono contento di svolgere questa attività, perché prima mi sentivo sempre nervoso, non si trova un lavoro, non c'è niente. Ho lavorato sempre a nero per guadagnarmi un pezzo di pane. Se finirà il reddito io farò la fine come i barboni a dormire sopra i cartoni a terra. La gente di Bacoli pensa che noi siamo fannulloni, siamo sul divano e non facciamo niente, invece lavoriamo già da 4 anni. Però ci vogliono misure alternative, leggi nuove che ci assumono, che abbiamo anche noi dei diritti e una dignità. Mattina faccio i prati, taglio con la macchinetta, poi scovo a terra. E siamo rovinati, come si fa? 3 figli. Come si fa? Vogliamo lavorare. Speriamo che nasce qualcosa di fatica, di lavoro. Adesso il lavoro è faticato. Ma ci sono dei settori come quello turistico alberghiero dove è diventata ardua impresa trovare lavoratori in un momento in cui la domanda del comparto è in crescita, come denuncia Federalberghi. Quest'anno persiste ancora una volta la difficoltà nel reperire il personale. Insomma, siamo veramente, soprattutto le attività che hanno una forte caratterizzazione stagionale, hanno veramente difficoltà a incontrare i profili giusti per la stagione estiva. Opportuno che nel periodo in cui non si lavora, parallelamente a strumenti di welfare tipo reddito cittadinanza o tipo NASPI, sarebbe necessario che si facesse formazione per accrescere
la competitività del sistema Italia. Il reddito non si tocca, il grido d'allarme del sindaco di Bacoli, che auspica una levata di scudi da parte dell'ANCI e propone: non chiamatelo più reddito di cittadinanza, chiamatelo forza reddito, fratello reddito, però lasciate il reddito perché è un aiuto concreto ai cittadini. E da tale Forlani, io faccio una domanda, le faccio una domanda secca, anche come neo presidente del comitato di valutazione sul reddito di cittadinanza. Quei lavoratori che abbiamo visto, no? Quindi occupabili, che però vivono magari in un'area dove non trovano, non riescono a trovare un lavoro, che fanno? Cioè da settembre in poi prendono molto meno come sussidio? No, credo che ci sia un po' di confusione sul tema, cioè, non prendiamolo per la coda. Il tema è il sussidio legato alle attività, diciamo, di carattere di pubblica utilità. Sociale, tra l'altro, sì. Non so, tu conosci anche i miei pregressi, quindi come no? Lei ci diamo del tu perché è scappato un tuba perché ci conosciamo da molti anni. Chiedo scusa a te e agli ascoltatori, ma conosce i miei pregressi e sa che mi sono occupato un bel pezzo della mia attività professionale proprio al tema dell'organizzazione e anche reinserimento delle persone, chiedo, particolarmente al sud, quindi sì. Chiedo di conoscere un po' vita e miracoli di queste storie. Il tema vero non è di fatti quello di alimentare la politica dei sussidi, ma cercare di finalizzarla all'inclusione sociale, che era il vero obiettivo della nascita dello strumento del REI del 2014. Pre-reddito di cittadinanza, diciamo. Reddito di inclusione. Era una misura finalizzata all'inclusione sociale sulla base di un orientamento ormai comunitario che dice: guardate, c'è una formazione di fragilità sociali che bisogna comunque tutelare nell'ambito delle singoli paesi attraverso delle forme di reddito che non diventino però delle prigioni, cioè una trappola della povertà in cui la gente perde anche la capacità di autostima per essere attivo nella società, oltre che persone fragili in quanto non autosufficienti per varie ragioni. E quindi ogni Stato deve provvedere ad andare in questa direzione. Il tema vero non è se farlo, ma di avere la capacità di valutare se funzionano questi strumenti. La discussione se siamo contro poi poveri è un po' ridicola. Cioè, tu hai investito 27 miliardi nel giro di 4 anni in aggiunta, attenzione, a tutto quello che lo Stato ha messo in questi anni per prevenire la condizione di povertà. Lo strumento finale è uno strumento che, se è troppo eccessivo, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. No, ma questo si è capito anche con la politica, come filosofia. Non si può parlare così. Gio, fa la cortesia. Sì, sì, vediamo un attimo. Ha funzionato il reddito di cittadinanza? Sì. Domanda. Sì, certo. La domanda, la risposta è nei numeri. Cioè, c'è un'analisi ISTA che diceva che nel 2019, quando si è intervenuto, c'erano all'epoca 5 milioni di persone stimate povere, e ci sono i dati che l'INPS dà sui beneficiari, cioè fisicamente quanti beneficiari. In questi 4 anni sono transitati 5 milioni e 600 mila persone, alcuni in maniera permanente, i 2/3, altri in maniera saltuaria. Sì. Cosa ci dicono i risultati? Che il bersaglio che si doveva cogliere, cioè ridurre la povertà, non è stato centrato. Quindi il problema adesso non è quello di discutere se si toglie, se si fa, ma se come si no. fa uno strumento che c'entra di meglio questi obiettivi. Questo è chiarissimo. Allora, e se vogliamo possiamo indicarli anche qua. No, adesso no. Però tanto voglio dire, siccome lei è il neo presidente del comitato, lei deve tornare, perché poi adesso c'è tutta una discussione che in questi mesi riguarda lo strumento sostitutivo. Deve essere una battuta, Cremaschi, perché abbiamo pochissimo tempo. Il governo è in totale malafede su questo, perché se davvero sono una manica di lazzaroni quelli che prendono il reddito di cittadinanza, allora bisognava toglierglielo.
punto e basta, perché tanto ce l'hanno il lavoro. Invece che cosa fanno? Gli abbattono, cioè gli riconoscono che hanno il diritto, perché glielo riconoscono, perché glieli danno comunque, però gliene danno la metà di quello che gli dava prima. Ma quindi è solo, vedi che anche tu interrompi quando la discussione diventa chiudiamo, e quindi semplicemente fanno cassa sui poveri. Fanno cassa sui poveri. Una battuta da Tinagli sulla questione reddito. Ma guardi, il reddito in realtà in questi anni, ce lo dice l'Istat, è servito a arginare la povertà assoluta, quindi non è stato un fallimento nella lotta alla povertà, e ci sono i dati dell'Istat. Il problema dov'è? È invece nel reinserimento lavorativo, certo. Perché lì non è una questione di dare il reddito, lì è una questione di servizi dello Stato che è in grado o meno di aiutare queste persone a formarsi, a inserirsi, a trovare lavoro. È lì che c'è stato il fallimento. E non mi sembra che la riforma di questo governo faccia niente per migliorare significativamente quella parte del reddito. Quindi si riduce il reddito, si cambiano i criteri, si risparmia, eccetera, eccetera. Non vedo francamente nessun tipo di intervento che significativamente possa migliorare l'inserimento lavorativo. Faremo poi una puntata dedicata a questo, perché merita un approfondimento. Un flash da De Nicola. De Nicola, flash sul reddito, proprio un tweet. Ma il reddito, come dire, per come è stato congegnato assai male, nel senso che per esempio per i lavori là di pubblica utilità solo il 20%, secondo l'indagine che ha fatto l'INAP, che è l'Istituto Nazionale di Analisi Politiche Pubbliche, su 45.000 persone, quindi un'indagine monster, solo il 20% ha iniziato a fare un lavoro di questo genere. Poi tra gli inattivi e i disoccupati un quarto non è stato proprio contattato. Di quelli che sono stati contattati il 40% ha declinato di essere contattato. Di quelli che gli sono stati offerti un lavoro il 28%, nonostante fosse un lavoro che rispondeva ai requisiti di vicinanza, non ha accettato il lavoro. Quindi è evidente che ha funzionato malissimo. Ci sono altri strumenti come l'imposta negativa sul reddito, che funziona molto bene, perché supplementa il reddito, ma non scoraggia a lavorare. Vediamo come cambierà. Prima di chiudere. I numeri dicono che. Allora chiudo come ogni sabato con la rubrica di Pomei alla scoperta di neodeputati e neosenatori. Vediamo, noi ci vediamo come sempre lunedì, stesso luogo, stessa ora. Grazie a tutti i nostri ospiti, buona domenica. Adesso i meglio del Parlamento. I meglio del Parlamento. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, nella massima informalità ci diamo del tu. Volentieri. Cominciamo subito. Nome? Erika Mazzetti. Mi dispiace chiedere anche l'età. 45. Provenienza? Prato. Professione? Geometra. Famiglia? Single. Partito? Forza Italia. Benissimo, allora, prima legislatura? No, seconda. Ti è disorientato a vedere tanti posti liberi? Ma guarda, inizialmente sì, però ormai ci abbiamo fatto l'abitudine. Non è la tua prima esperienza politica, perché sei stata anche in Consiglio Comunale. Sì. C'è stato qualche problema concreto che hai risolto dei tuoi cittadini? Ma io sono stata 10 anni in un piccolo comune in provincia di Prato, dove sono sempre stata all'opposizione, perché è il comune più a sinistra della Toscana, per cui... Nasci come geometra, come faccio a non chiederti cosa ne pensi del superbonus? Credo che nei principi sia stata una forma di rilancio del settore che era fermo da oltre 10 anni, prima la crisi del mattone, poi la pandemia, però come sempre dico è stato fatto in modo scellerato, nei tempi e nei modi. Hai mai incontrato Berlusconi? Sì, l'ho incontrato. Due aggettivi per definirlo. Guardi, Berlusconi è una persona lungimirante, sicuramente un grande statista e un uomo di grande cuore. Non ha mai avuto nessun dubbio, neanche quando sui giornali si leggeva della nipote di Mubarak? Assolutamente no, né in quella in occasione, in tante altre occasioni dove i giornali hanno, scusate il termine, sparlato di Berlusconi e di Forza Italia. Ora sei single, però ti faccio questa domanda fittizia. Se il tuo figlio si presentasse con un fidanzato o una fidanzata dello stesso sesso, come reagiresti? Ognuno nella sua vita privata, anche se è un figlio o un familiare stretto, è libero di fare le proprie scelte. Cosa fai per tenerti in forma? Cerco di fare un po' di corsa, camminata e nel periodo estivo la bicicletta da strada. C'è un detto
magari in dialetto di Prato, che ci puoi dire? Cencio, dice male di straccio. Sì, si capisce. Visto che ti occupi anche di ambiente, sapresti dirmi chi ha fondato il movimento Fridays for Future? Assolutamente no. Dacci un motivo per farti tornare un'altra volta in Parlamento. Portare qui le istanze dei cittadini, professionisti, imprenditori che io ascolto molto sul mio territorio, ma anche a livello nazionale, sulle tematiche che conosco perché tuttologo non possiamo essere, e fare la battaglia qui dentro per risolverlo, dall'opposizione come dalla maggioranza. Grazie mille. Grazie a lei.